Non ci sarà alcun seguito del preannuncio di Reclamo per il match Pescara-Reggiana. Come si apprende da un comunicato diramato nel primo pomeriggio, la società biancazzurra ha informato il giudice sportivo della rinuncia al ricorso avverso la regolarità del match disputato domenica scorsa allo stadio Adriatico Cornacchia e vinto dagli emiliani per 2-3. La scelta è dipesa in sostanza dall'impossibilità di utilizzare la prova televisiva per smontare quanto riportato nel referto arbitrale dal direttore di gara Maranesi Di Ciampino. La decisione, si legge nella nota, perviene a seguito della conoscenza, avvenuta solo successivamente al preannuncio di ricorso, della qualificazione della condotta del calciatore Di Gennaro quale gravemente antisportiva. Trattandosi di potere rimesso alla esclusiva discrezionalità tecnica dell'arbitro, lo stesso non può essere sindacato dinanzi agli organi di giustizia sportiva, valutazione quest'ultima valorata dall'impossibilità di utilizzare le chiare immagini televisive che escludono in radice una condotta siffatta ad opera del giocatore. Insomma, la vicenda si chiude qui e ora il giudice sportivo potrà procedere alla omologazione del risultato. Spetterà alla Canci prendere iniziativa nei confronti di Maranesi Di Ciampino, la cui pessima direzione ha condannato il Pescara alla sconfitta. Primo gol di Guglielmotti in fuorigioco e con annesso fallo di mano del marcatore. Secondo gol di Lanini in fuorigioco e poi l'episodio incriminato. C'è un possibile fuorigioco di Zamparo, ma le immagini non ne mostrano la posizione di partenza al momento del lancio. E poi Di Gennaro che tenta di giocare il pallone con un intervento cosiddetto genuino, non punibile con il cartellino rosso. Va detto che la condotta gravemente antisportiva che l'arbitro attribuisce a Di Gennaro porta di norma a 2 giornate di squalifica, articolo 39 del Codice di Giustizia Sportiva, ma all'estremo biancazzurro è stato dato un solo turno, applicando il comma 2 dell'articolo 13, secondo cui l'organo giudicante può prendere in considerazione circostanze attenuanti. Messo un punto definitivo al match con la Reggiana, ora tutte le attenzioni si riversano sul posticipo di Chiavari di lunedì, dove il Pescara non dovrà avere alibi. C'è necessità di fare risultato per riscattarsi e quantomeno restare in scia di chi sta davanti.